Eccoci qua, buongiorno, buongiorno a tutti. È uscito il sole, siamo a venerdì, direi che è una bella giornata anche oggi, benché i venti di guerra soffino impetuosi. Sono arrivate delle notizie non confermate, ho provato a cercare questa mattina, non trovo le conferme. E queste notizie davano una prima ondata di missili iraniani su Tel Aviv. Ci sono anche dei video, ma non riesco a trovare conferme. Che non vuol dire che non sia vero. Vedremo che cosa accadrà oggi, che notizie arriveranno. Sicuramente non saranno notizie buone per gli israeliani. È arrivata anche la notizia che l'ambasciata iraniana in Svizzera ha consegnato a quella francese, non è vero, a quella statunitense, una nota in cui informava l'imminente attacco iraniano su Israele. Quindi direi che siamo arrivati al dunque. L'abbiamo detto ieri, su movimenti di truppe, insomma, qui forse a tirare troppo la corda, questa si è spezzata. Speriamo in bene, ma la vedo piuttosto male da questo punto di vista. Un saluto a tutti, gli abbonati, gli iscritti al canale, chi viene per curiosità e anche chi è capitato per caso, perché aumentiamo tutti i giorni e quindi vuol dire che qualcuno di nuovo c'è sempre. Iniziamo perché abbiamo tante notizie, poi dopo Gianluca si lamenta che arriva tardi. Benissimo, siamo già 620 passati. Benissimo. Due notizie un po' più leggere, proprio per dar tempo a chi ha ricevuto, beato lui, la notifica, perché non a tutti arriva, e vediamo che notizie ci arrivano dagli Stati Uniti. Risulta che Google è pronta una rivoluzione. Ci sarà un motore di ricerca in parte a pagamento e con la cosiddetta intelligenza artificiale. Allora, qui è il primo, almeno dal mio punto di vista, primo tentativo di sfruttare economicamente l'intelligenza artificiale. Prima ti dicono che è il futuro, che quello, poi ti costa di più e quindi va bene, vedremo. Io penso che non lo utilizzerò neanche una volta, perché ci mancherebbe ancora che pagassimo Google per sentire le notizie che vogliono loro. Poi un ascoltatore, un amico, mi ha girato una notizia piuttosto interessante. Questa arriva da Nardò, in provincia di Lecce. E qui vi è un sito archeologico, fra l'altro scoperto, pare non da molto tempo. Si tratta di un villaggio protostorico, quindi diciamo in epoca villanoviana, insomma, prima dell'invasione degli indoeuropei, quindi una cosa interessantissima, importante, tutto quello che volete. Ebbene, hanno autorizzato un mega impianto fotovoltaico proprio sopra il villaggio. Io non so se sono pazzi o che cosa sia, però purtroppo il fotovoltaico è più importante di qualunque cosa. Vabbè, ci accontenteremo, no? Ma spero che ci sia il TAR, qualcuno che blocca una cosa simile. L'ho accennato già ieri sera, qui abbiamo un fermo immagine del video. Vi sono lunghe colonne di mezzi militari iraniani che hanno attraversato ieri il confine fra l'Iran e l'Iraq, quindi si recheranno in Siria. Portavano, come vedete, vari tipi di armi, ci sono missili, cassoni di munizioni, tutto quello che serve. Come potete vedere, non sono i camion quelli ufficiali dell'esercito, si tratta di vecchi camion, alcuni addirittura ancora di tipo sovietico. Quindi cosa significa? Significa che sono i mezzi
dei Pasdaran, dei Guardiani della Rivoluzione, di volontari e via discorrendo. Andranno in Siria, si metteranno dietro le colline del Golan, pronti ad invadere Israele appena la guerra sarà conclamata. Quindi nulla di buono sul fronte medio orientale, parafrasando il famoso libro. Che percorso fanno? Eccolo qui, lo vedete, purtroppo la strisciolina è piccola, ma non ho potuto fare diversamente. Dall'Iran devono passare, quindi vicino Baghdad, attraversare la zona desertica occidentale, entrare in Siria ed arrivare nella zona del Golan, vicino al Libano. Quindi ecco che tutti i preparativi che sono stati fatti da Israele per invadere il Libano, ahimè, a questo punto incominciano a diventare un po' inutili perché si troverebbero di fronte ad un esercito ben maggiore di quello che loro intendevano utilizzare per questa invasione, tenendo presente che già hanno delle difficoltà contro Hamas che combatte senza mezzi blindati, figuratevi in questo caso. Brutto periodo per gli israeliani. Ma Netanyahu certamente non si fa intimidire da una cosa del genere. Lui si presenta ai giornalisti e dice che se l'Iran proverà ad attaccare Israele verrà distrutto e reso inoffensivo. Vabbè, adesso distruggere l'Iran mi sembra eccessivo perché l'Iran è grande, penso, non meno di 50 volte confronto a Israele, quindi ecco, non voglio nemmeno immaginare che Israele utilizzi le bombe atomiche che gentilmente gli Stati Uniti gli avevano regalato e quindi vedremo che cosa accadrà. Per me ci sarà una guerra più o meno convenzionale, diciamo con i sistemi moderni, soprattutto da parte iraniana con i droni e tutto quanto è stato testato in Ucraina negli ultimi 2 anni. Netanyahu continua affermando che per anni l'Iran ha lavorato contro di noi, sia direttamente che attraverso i suoi emissari, e così Israele ha lavorato contro l'Iran e i suoi emissari, sia in modo difensivo che offensivo. Quindi lui dice che attaccare l'ambasciata iraniana in Siria era una cosa normale. Conclude affermando: sappiamo come proteggerci e agiremo secondo un principio semplice. Chiunque ci proverà ad attaccare verrà semplicemente distrutto. Queste sono parole che certamente non hanno intimorito il comando militare e politico iraniano. Penso che sono abituati da anni e anni di minacce. Ma Israele è stato decisamente dispendioso in dichiarazioni. In effetti, il portavoce dell'esercito informa che Israele, le minacce dell'Iran, è il giorno della paura. È stato spento il GPS in Israele, quindi anche gli israeliani non hanno più la possibilità di usare Google Maps per fare un esempio. Code nei negozi e l'IDF, che sarebbe l'esercito, dice che sono pronti ad ogni scenario. Perché hanno spento il GPS? Perché questo verrebbe utilizzato dai droni. Però non so quanto sia utile per il fatto che i droni iraniani potrebbero utilizzare anche dei satelliti. Sappiamo che ultimamente persino l'Iran ne ha messi in orbita, poi ci sono quelli cinesi e quindi mi sa che è stato fatto un lavoro, non dico inutile, ma quasi. Ed ecco che arriviamo alla sceneggiata, che io direi persino farsa, perché oramai siamo abituati alle parole di Biden e perché insomma non manca giorno che faccia la sua figuraccia. Ed in effetti il quotidiano qui al Corriere della Sera afferma che Biden è indignato per il raid israeliano su Damasco, e in Israele il ministro Gantz sfida Netanyahu: elezioni anticipate a settembre. Questa è una notizia che potrebbe essere interessante. Gantz, quello che vedete nell'immagine, è un politico di un altro partito che fa parte della coalizione
e chiede la possibilità di elezioni anticipate a settembre. Vedremo che cosa accade, cosa accadrà. Ma vediamo invece Biden, come è andata la questione. Lui è sicuramente molto indignato, e talmente indignato per ciò che ha fatto Israele nei confronti dell'ambasciata iraniana in Siria, che ha firmato immediatamente un'altra consegna di armi ad Israele, perché lui era già stato indignato per l'attacco ai volontari che distribuivano cibo, era stato indignato per i civili che sono stati uccisi a sangue freddo, è stato indignato per gli attacchi agli ospedali, però quasi tutti i giorni firma per una consegna di nuove armi a Israele. Quindi l'indignazione di Biden, insomma, lascia il tempo che trova. In effetti, la notizia che circola, ed è ufficiale, voglio dire, ce la riferisce anche l'ANSA e il Corriere, quindi non è che il giornale l'ha pubblicata, la notizia è che l'amministrazione Biden ha autorizzato il trasferimento di oltre 1.000 bombe MK82 da 500 libbre, che sono 250 kg più o meno, e più di 1.000 bombe più piccole a Israele nel contesto degli attacchi dell'esercito israeliano, l'IDF, in corso sulla striscia di Gaza. Quindi queste 2.000 bombe verranno utilizzate per bombardare i civili sulla striscia di Gaza. Quindi, se posso esprimere il mio modestissimo parere, Biden, la sua indignazione se la può tenere in tasca senza tirarla fuori in ogni occasione per fare queste figuracce schifose che riesce a fare davanti al mondo. Quindi che cosa avviene? Mandano John Kirby, il portavoce della Casa Bianca, a dare qualche spiegazione, perché Biden parla e poi lui deve andare con la sua faccia da pesce lesso a cercare di tranquillizzare i giornalisti, ed afferma: gli Stati Uniti non hanno riscontrato un solo caso di violazione israeliana del diritto internazionale e umanitario. Quindi non è vero che Israele ha bombardato di qua e di là. Sì, è successo, ma come hanno detto, sono stati degli errori. Non ci sono state delle violazioni del diritto internazionale a bombardare un'ambasciata in un'altra nazione. Lo dovevano fare perché dentro c'erano, chissà, dei terroristi, qualche cosa. Purtroppo queste sono cose che se le fanno gli amici, è giusto che le facciano, ed è un bene, non c'è un problema. Se per caso si sbaglia e le fa un avversario, avviene il finimondo. In effetti, conferma Kirby, non ci sono prove che Israele abbia deliberatamente colpito gli operatori umanitari del World Central Kitchen a Gaza, né che gli israeliani abbiano violato il diritto umanitario internazionale, ha sostenuto il portavoce, eccetera. Quindi sì, hanno sparato, li hanno uccisi, ma non l'hanno fatto apposta, non l'hanno fatto apposta. Salvo poi che dopo questa dichiarazione è venuto fuori il video e le conferme che l'esercito israeliano li ha inseguiti in automobile, sparando già durante l'inseguimento. Poi, quando l'automobile di questi poveri cooperatori si è schiantata, questi sono scesi e li hanno uccisi. Ma non è deliberatamente, è stato un caso, cioè non volevano, avevano le armi in mano, gli è partito il colpo. Per fortuna, una buona parte, non sappiamo dire quanta, perché purtroppo non ci sono le elezioni, essendo una democrazia pari a quella ucraina, ma una buona parte della popolazione israeliana non è d'accordo con quanto sta avvenendo, e ieri è avvenuta l'ennesima sceneggiata alla Knesset, che sarebbe il Parlamento israeliano. Parte dei manifestanti che c'erano fuori sono riusciti ad entrare, hanno occupato la parte dedicata agli spalti del pubblico, cori, urla, spintoni, poi è intervenuta la polizia, è successo il finimondo. I manifestanti naturalmente chiedevano il rovesciamento del governo perché loro vorrebbero la pace. Pace che a questo punto io direi che è decisamente difficile da raggiungere, decisamente difficile da raggiungere. Israele rimane con le mani in mano? Certamente no. Ecco che viene filmato, viene presentato su internet un video in cui vi è una lunga colonna di camion israeliani che stanno portando questi missili a Eilat. Eilat è nel sud di Israele, proprio la punta. Sapete che Israele è fatto a punta sotto,
tocca il Mar Rosso con questo porto di Eilat e stanno evidentemente portando lì questi missili che dovrebbero servire per fermare gli attacchi degli Houthi, perché ultimamente sono giunti dei droni e forse pare anche qualche missile dal lontano Yemen, sino nella zona di Eilat. Il fatto è che lanciandone stanno prendendo bene la mira e gli ultimi sono caduti in periferia e pare anche nel porto. Quindi Israele incomincia a sentirsi minacciato. Gli Houthi in questo periodo non se ne parla, l'abbiamo detto nei giorni scorsi, sono passate le navi russe, quindi gli anglo-americani, per non correre il rischio di avere degli incidenti, si sono trattenuti dal bombardare lo Yemen. Insomma, la cosa sembrava che fosse andata un po' tutto per il meglio, mentre invece veniamo a sapere che vi era una nave, addirittura una fregata danese in quelle acque, che era stata chiamata con la seconda missione, no? Non è sotto comando americano, sarebbe sotto comando europeo. Ebbene, questa nave ha ricevuto dei colpi da parte, insomma, ha ricevuto dei droni contro di essa, li ha droni non grandi, però gli hanno rotto il radar, gli hanno fatto dei danni sopra e adesso la nave si sta allontanando lentamente per ritornarsene a casa, penso, perché l'unico porto che avevano in zona era quello di Gibuti, ma sappiamo che la Repubblica di Gibuti l'ha consegnato alla Cina e gli americani mantengono una presenza, però dovranno abbandonarlo prima o poi e quindi non hanno più porti amici e i danesi, presi i loro danni, se ne stanno ritornando a casa. Speriamo, speriamo che non succeda agli italiani. Fra l'altro, l'articolo spiega che se mai invece di lanciare dei droni fossero lanciati dei missili, a quest'ora si starebbe parlando dell'affondamento della fregata danese F-361. E quindi l'abbiamo capito da tempo, insomma, che andare a fare i furbi con gli Houthi forse non è proprio la cosa più intelligente del momento. Ma vediamo la propaganda italiana, che cosa ci viene a raccontare. Il Corriere della Sera, sempre in prima linea per dispensare propaganda, ci informa che Cremlino, i rapporti tra Mosca e NATO sono a livello di scontro diretto. Ragazzi, ma cioè, cerchiamo di capire il motivo. Voglio dire, sono 2 anni che la NATO si sta dando un grande affare per aiutare l'Ucraina, adesso parla di inviare truppe, è chiaro che i rapporti sono a livello di scontro. E Stoltenberg, che ieri abbiamo visto la figuraccia che ha fatto, le idiozie che ha detto, e non ultime quelle che sentiremo fra poco, ha anche avvertito la situazione è seria, a Kiev servono più aiuti. Certo, solo che non ne abbiamo più e adesso andiamo a vedere, eccolo qua. Stoltenberg ha dichiarato: la NATO non fa parte del conflitto russo-ucraino e non ne diventerà parte, nel senso che nega assolutamente ogni aiuto. Lo sappiamo, il 99% delle armi che utilizzano gli ucraini, delle munizioni, di tutto quanto, blindati, eccetera, eccetera, sono originari da paesi della NATO, ma la NATO non sta collaborando. Ecco, e non ne diventerà parte. Cosa significa? Che lui nega l'intenzione di mandare delle truppe NATO in Ucraina. Vedremo che cosa. Non sono così convinto che non ne verranno inviate. Comunque, e poi fa tutta una sciorinata, no? Comincia a dire: ah, la transizione della NATO verso un impegno a lungo termine per sostenere l'Ucraina potrebbe spingere Mosca ad un accordo di pace. Allora, adesso vediamo questo ragionamento. Secondo Stoltenberg, che io ho ancora da capire se ha il pollice opponibile o meno, Stoltenberg dice: se noi aiutiamo di più l'Ucraina, no? L'Ucraina magari riesce a fermare la Russia e quindi la Russia magari è disposta ad un accordo di pace. Ma all'ebete vestito di blu scuro non viene in mente che se loro
aiutano di più l'Ucraina, a parte i morti in più, la Russia si impegnerà di più e quindi ci sarà solamente un'escalation. Cioè, proprio l'idea che la Russia si stia impegnando a poco più del minimo e che quindi se volesse spazzerebbe via tutti, proprio questo non gli passa, non gli passa nemmeno per l'anticamera del cervello. Comunque, poi ci sono tutte le dichiarazioni e cose, vedetevelo. Io poi, finita la puntata, vi scarico le slide su Telegram, il canale che ha il medesimo nome della trasmissione, potete andarvi a leggere. Vive in un mondo delle fatine nel bosco, io non lo so, l'aiutiamo in più così la Russia fa la pace, no? Fa la pace. E quindi incontra il Kuleba, il ministro degli esteri ucraino, e dichiara ancora: Stoltenberg, combattere in Ucraina è necessario per la sicurezza della NATO. Ragione per cui il segretario generale dell'Alleanza, di fronte al ministro degli esteri ucraino Kuleba, ha ripetuto ancora una volta il perché dell'Occidente finanzia effettivamente il regime di Kiev. Ma ha detto 2 minuti fa che loro non c'entrava niente con la guerra. Allora, che si metta d'accordo con se stesso, cioè nello stesso giorno è riuscito a fare 2 dichiarazioni, una contraria all'altra. Poi ha detto che le forniture di armi sono un investimento per la nostra sicurezza e via discorrendo, però poi gli è scappata una battuta, no? E che ha fatto star male il povero Kuleba. Ha detto che per fortuna fino adesso uomini della NATO non ne sono morti solamente degli ucraini a buon mercato. Questo è pazzo. Cioè, ma che cosa sta dicendo davanti a Kuleba? E il giornalista scrive: Kuleba si è limitato ad aggrottare silenziosamente la fronte. Ma cosa vuol dire Ucraina a buon mercato? Perché lui vale di più, un ucraino vale di meno? Cioè, gli ucraini sono carne da macello per gli interessi della NATO, o meglio ancora per gli interessi dell'industria bellica americana? Evidentemente sì. E quindi siamo in mano a questa gente che ci vorrebbero vedere proprio delle marionette, delle marionette. Poi parla il povero Kuleba, che a questo punto fa quasi pena, e ha incontrato poi anche il ministro degli esteri polacco, Radoslaw Sikorski, e ha chiesto il trasferimento di tutti i sistemi di difesa aerea Patriot disponibili nel mondo all'Ucraina. Perché? Perché quelli precedenti, quelli che gli erano stati dati, 10, 12, che gli erano stati dati, sono stati forse già tutti distrutti. Ma capite che il sistema Patriot è il sistema missilistico, ma in generale nell'ambito militare, il più caro che esiste. Esiste una centrale, esiste, che è montata su un camion, e su un altro camion ci sono i radar, e poi 4 o 5 sistemi missilistici antiaerei. Costano un patrimonio, qui si parla di milioni, milioni di dollari, ma costa più di un milione ogni missile che viene sparato. Gli hanno inviato tutto ciò che era possibile, liberi, e lui chiede che tutti quelli che ci sono vengano mandati per far cosa? Per vederli bruciare come scatole di fiammiferi il giorno dopo? No, ecco, questa è la richiesta dell'Ucraina. La Reuters ci informa, perché poi è chiaro che se fai delle richieste del genere, cioè, qui gli americani hanno detto che non gli mandano più nemmeno una munizione, figuriamoci, no? Ecco. Quindi lui, fra le altre cose, la Reuters ci riporta che l'Ucraina richiede una maggiore capacità di difesa aerea, quindi i Patriot, eccetera, ma anche altri sistemi antiaerea. Vogliono centinaia di dunque, poi afferma, centinaia di sistemi sono inutili se non ci sono i missili intercettori da utilizzare. E quindi, ma questo l'avevamo capito. Cioè, se tu hai il sistema ma non hai le munizioni, lo puoi guardare e basta. Quindi lui avrebbe bisogno di tutto: sistemi antiaerei, missili, proiettili, droni, tutto. Dobbiamo mandargli tutto. C'è un piccolo problema: che gli ucraini, l'esercito ucraino, non è in grado di farli funzionare perché non li conosce questi sistemi. E bisogna mandare del personale europeo che deve dimettersi dall'esercito, poi fingere di essere mercenario ed entrare in Ucraina come mercenario. Ma siccome, distruggendo tutti i sistemi Patriot, o quasi tutti i sistemi Patriot che ci sono, questi evidentemente avevano personale
ovviamente europeo, e sono morti tedeschi, francesi, inglesi, statunitensi, polacchi, no? Adesso non li vogliono più mandare perché ne hanno già ricevute troppe bare indietro, a volte nella bandiera nazionale, no? E quindi non gli manderanno più niente. Kuleba deve metterselo in testa. A fronte di queste richieste, il primo ha parlato, tutti zitti, nessuno ha detto niente, nessuno ha detto ah, adesso ti manderemo qualcosa, eccetera, eccetera. L'unico che ha parlato è il ministro degli esteri ungherese, Péter Szijjártó, il quale ha detto, voi fate quello che volete, l'Ungheria non manderà proprio niente, no? Ma è già da un po', che non manda niente, però anche a fronte di questa richiesta, insomma, ha ribadito il concetto che non manderanno nulla. Intanto, come vanno le indagini per l'atto terroristico No, non è Nicoletta, non è da liberare, è Panciabianca, che purtroppo, anche se è stato sterilizzato in primavera, lui ha lo stesso gli ormoni che girano e quindi va in giro a miagolare. Non possiamo farci niente. 2 o 3 giorni, poi gli passa. Dunque, ieri sono stati arrestati altri 3 componenti l'organizzazione che ha fatto l'attentato a Mosca, e sono stati arrestati dalle truppe speciali russe in Tagikistan. Vedete, qui ci sono 2 momenti dell'arresto, poi sono stati caricati sui furgoni, portati all'aeroporto e di qui sono stati trasferiti a Mosca. Qual è il problema? Non è un problema, naturalmente. È che anche questi, come tutti gli altri precedenti, non fanno parte di gruppi islamici oltranzisti, nel senso che non sono votati alla causa dell'Islam combattente, non sono futuri kamikaze che si immoleranno per la causa dell'ISIS o cose del genere, non hanno nemmeno la barba lunga, no? Quindi si tratta veramente ed esclusivamente di un gruppo terroristico e basta. Ed in effetti ecco che Lavrov deve rilasciare la sua dichiarazione e dice, durante una tavola rotonda sull'Ucraina presso l'Accademia Diplomatica, è già evidente che c'è una traccia ucraina nell'attacco terroristico al municipio di Krokus. Municipio di Krokus si intende quartiere di Mosca. E quindi ecco che viene ribadito che ci sono le prime tracce. Ed ecco che i francesi, chissà perché, non richiesti, si mettono a balbettare e fanno parlare il ministro degli esteri, Le Cornu, che abbiamo già avuto modo di conoscere in altre occasioni. Cosa fa il nostro ministro degli esteri francese? Prende il telefono e telefona a Shoigu, il comandante in capo dell'esercito russo, e prova a convincerlo che l'Ucraina e l'Occidente non c'entrano assolutamente con l'attacco terroristico al Crocus, trasferendo tutta la responsabilità allo Stato islamico, che peraltro gli dice è già bandito in Russia, quindi state tranquilli, sono proprio loro, i cattivissimi sono loro. E, peccato che gli arrestati non ce n'è nemmeno uno che faccia parte dell'ISIS, ma nemmeno per finta. Al che Shoigu ha riferito al collega francese che ci sono delle informazioni su una traccia ucraina nell'organizzazione dell'attacco terroristico, quindi che stia tranquillo, che non si agiti, no? E quindi andremo a vedere come sì, free energy, esattamente tradotto significa incornuto, evidentemente qualche motivo ci sarà. E poi Shoigu ha anche sottolineato che il capo del Ministero della Difesa francese, che l'attuazione pratica dei piani per avviare il contingente francese in Ucraina creerebbe dei grossi problemi a Parigi. Quindi è una velata minaccia. Voi ha detto, voi fate quello che volete, però sappiatelo che se manderete veramente, come avete detto, ma non avete ancora fatto, delle truppe in Ucraina, ahimè, ci saranno dei problemi. E quindi Shoigu continua e dice:
al francese che nota la disponibilità al dialogo sull'Ucraina, basandosi sulla buona volontà della Turchia di Istanbul, non dice cosa, per fare da mediatore. Quindi il povero ministro francese ha telefonato per raccontare delle scuse al ministro russo e in compenso, in cambio, ha ricevuto solamente delle, non chiamiamole minacce, delle informazioni di attenzione. Attraversiamo il canale della Manica, arriviamo in Inghilterra, dal quale ci arriva la notizia che la Gran Bretagna e la Francia, assieme ad alcuni paesi nordici, quindi parliamo di, non lo so, Svezia, Finlandia, Estonia, Lettonia, Lituania, forse anche la Danimarca, si stanno preparando segretamente ad inviare truppe in Ucraina. Lo ha sottolineato il famoso Edward Ludwig, che è fra l'altro consigliere al Dipartimento di Stato americano. Quindi, secondo l'esperto, alcuni stati membri della NATO dovranno comunque inviare delle forze nel territorio ucraino, altrimenti l'alleanza nord-atlantica sarà costretta ad accettare una sconfitta catastrofica. Ma se la sono cercata loro, voglio dire, sono andati a prendere a calci l'orso che dormiva e poi non devi lamentarti che l'orso ti si è rivolti contro. Bisogna provare a pensare sempre un pochino oltre, no? Ma si credevano furbi loro, no? Si credevano furbi, ah, ma quelli. In effetti, riguardo al posizionamento di truppe della NATO in Ucraina, come è già stato detto tempo fa, no, da parte dei francesi, l'interesse della NATO è quello di mantenere Odessa nell'ambito ucraino, cioè non farla liberare dai russi, vuoi perché non raggiungono poi la Transnistria, vuoi per avere uno sbocco sul Mar Nero. Ed ecco che gli equipaggiamenti continuano ad arrivare in Bulgaria, lì vengono scaricati perché erano scaricati in Grecia, ma avete visto la popolazione ha creato dei problemi. Quindi cioè non vogliono che armi sbarchino in Grecia per andare a sparare con i confratelli russi. E quindi ecco che le armi vengono concentrate in Romania e vengono avviate verso il confine. Quindi la NATO si sta preparando, si sta addestrando, si sta muovendo per cercare di difendere Odessa. Questo perché? Perché le notizie che arrivano dal fronte sono che, soprattutto nel sud, ma anche al centro e al nord del fronte, ahimè, la linea ucraina non riesce più a reggere. L'abbiamo visto anche ieri, cioè, ma abbiamo visto anche all'inizio, c'è il rischio di un crollo da un momento all'altro del fronte e quindi potrebbe veramente avvenire un'avanzata russa molto molto importante. Ed ecco che il Corriere della Sera ci viene incontro, sembra Bruno Vespa con i plastici, non solo che il Corriere della Sera fa le mappe, no? Fa le cartine, e ci viene ad informare di quello che si dovrebbe fare in Oriente per poter fermare i russi. E quindi, come sempre, ci parla di famosi 300.000 uomini da inviare al confine, ma abbiamo visto che a conti fatti l'Italia dice che al limite ne può mandare 10.000, la Francia parla di 20, forse 30.000, qualche cosa i tedeschi, un po' i polacchi, 10.000 anche gli inglesi. Mi piacerebbe sapere come faranno a mettere assieme 300.000 uomini per, fra virgolette, difendere un fronte orientale che in realtà non sta minacciando nessuno. Ecco, gli unici che potrebbero veramente mettere parecchie truppe in realtà sarebbero i polacchi, forse anche i romeni. Ma a fronte di tutte le dichiarazioni di Stoltenberg che noi assolutamente con l'Ucraina no, noi non c'entriamo nulla, bli blum bla, invece dietro le spalle, visto che lui è il capo della NATO, evidentemente con la sua firma, veniamo a sapere che i paesi della NATO hanno deciso di creare una missione dell'alleanza in Ucraina. Cosa significa? Una missione che non è proprio di pace, ma una missione di aiuto. Noi non vogliamo combattere, però se ci sparano addosso risponderemo. Insomma, vedremo, no? Vedremo che cosa fare. Attenzione,
andare a fare una missione per separare Israele da Gaza non se ne parla nemmeno, no? Mentre invece per andare in Ucraina lì sì, perché? Perché qui ci sono degli interessi economici, là gli interessi non ci sono, e quindi pazienza. E quindi che cosa afferma il ministro degli esteri polacco in merito a questo, un vertice della NATO? Occorre creare, quindi quando lo dicono è perché in realtà è già pronta, occorre creare una missione non significa partecipare alla guerra, ha sottolineato Radoslav Sikorsky, ma questo significa che saremo in grado di utilizzare le capacità di coordinamento, formazione e pianificazione della NATO per sostenere l'Ucraina nel modo più coordinato, in particolare, e che un numero maggiore di militari ucraini verrà addestrato in Polonia e via di quel passo. Quindi sostanzialmente dice Sikorsky, noi mandiamo delle truppe, le mettiamo in retrovie a caricare e scaricare cassoni, a far manutenzione ai carri armati, eccetera, eccetera, così liberiamo degli ucraini che possono essere mandati al fronte a farsi massacrare dai russi. Però attenzione, questo non significa partecipare alla guerra, assolutamente no, andiamo lì solo a dare una mano a degli amici, no? Così. Poi ci arriva una notizia dal Portogallo. Portogallo ha caricato 3 Leopard 2, quindi quelli nuovi per intenderci, specificatamente è un 2A6PO, quindi quasi forse l'ultimo, se non è l'ultima versione, la penultima, sono stati caricati su un aereo militare ucraino e hanno preso il volo dall'Ucraina. Certamente non li hanno mandati chissà dove, ma sono arrivati in Ucraina, a quest'ora saranno sbarcati. Ma cosa significa? Che qui stiamo proprio raschiando il fondo del barile, no? Portogallo ne avrà avuti 5, 2 se li ha tenuti, 3 glieli ha dati. Ma 3 carri armati Leopard, che abbiamo visto che bruciano come tutti gli altri, contro pare che ce ne siano 1250 carri armati russi dall'altra parte, fra quelli in linea e quelli nelle retrovie. Cosa possono fare? 3 contro 1250. Nulla, faranno la fine di tutti gli altri, o bruceranno o verranno catturati dai russi. Poi, per quanto riguarda la notizia di quel chiamiamolo attentato, comunque di quel drone che era caduto sulla cioè loro volevano colpire una raffineria, volevano colpire una fabbrica di droni, poi invece è finito su un dormitorio universitario uccidendo alcuni studenti in Tatarstan, quindi una località molto lontana dal confine, 1100 e passa chilometri, e tutti si erano stupiti per il fatto che i droni ucraini, anche se lanciati proprio dal confine, potrebbero entrare nel territorio russo solamente per 900 chilometri circa. Invece questi ne hanno fatti più di 1100. Tutti preoccupati, i giornalisti qui, poi i favolari, no? Sapete, quelli che i super esperti da divano, no? Quelli che vi raccontano l'impossibile, dico, ah, ma questo l'hanno mandato dal Caucaso, no? È arrivato, è stato un gruppo di resistenti russi che non esistono, e via discorrendo. Mentre invece ecco che veniamo a sapere che l'Ucraina ha creato questo drone che si chiama E-300 Enterprise, che è sostanzialmente un piccolo, io lo chiamo Piper per capirci, no? Questi piccoli aerei biposto, che viene alleggerito di tutto quanto è inutile, viene ricoperto di materiale plastico, quindi ha un motore aggiornato, un serbatoio grande, e può portare 300 kg di polvere esplosiva, di bombe. Qui 300 kg sono il peso di 3 persone, che sarebbe sostanzialmente quello che gli hanno tolto come peso e quello che hanno il peso di due persone. Che cos'è importante da parte ucraina e di grave da parte russa? È che, ahimè, questi qui hanno la possibilità di fare oltre 3.000 km di raggio, quindi potrebbero veramente arrivare su Mosca, ma anche molto, molto oltre, potrebbero persino superare gli Urali. Non si sa quanti ce ne sono, forse
dalle fotografie, forse ne avevano solo due, uno l'hanno già perso, però ecco, se mai gli ucraini riuscissero a costruire in serie questi droni sarebbe un problema, perché ricoperti così da materiale plastico sono difficilmente individuabili dai radar, volano anche molto bassi, però bisogna dire che volano anche molto lentamente, quindi una volta individuati saranno subito abbattuti, però è un problema in più per l'esercito russo. Sì, i famosi 300 kg di polvere bianca di Zelensky, esattamente Monica, proprio così. Quindi, vi ricordate che per 6, 8, 10 mesi ci hanno frantumato gli Zebedei per gli F-16, poi gli F-16 non funzionavano, poi gli F-16 non erano in grado di utilizzarli, poi erano tutti diversi, poi glieli volevano dare, non glieli davano, eccetera, eccetera. Adesso pare che 6 ci siano, sono in Romania, ma 6 ci siano. Però ecco che l'esercito ucraino ha dichiarato che i caccia F-16 non sono adatti alle forze armate ucraine. Cosa vuol dire che non sono adatti? Perché i ritardi nelle consegne hanno portato al fatto che gli aerei non saranno adatti all'esercito ucraino per il 24 e lo hanno affermato degli ufficiali ucraini, ha dichiarato apolitico, vuol dire, cioè non è che è una chiacchiera da bar. È quella famosa rivista americana dove le notizie reali, quelle vere di politica internazionale, sono assolutamente controllate. Questo perché? Forse perché i sei che sono arrivati in Romania hanno cercato di farli funzionare, vedere come andavano, e purtroppo i piloti che sono stati addestrati velocemente forse non sono in grado di guidarli. Qual è il pericolo? Il pericolo è che vengano mandati dei piloti occidentali. Siccome i russi hanno già detto che li stanno aspettando, gli F-16, e che verranno subito abbattuti, significa perdere dei piloti, ed ecco che nessuno sta parlando di tutto ciò. Una notizia per darvi il sentore di ciò che avviene al fronte, nel fronte russo-ucraino. È che la 100, lo dicevamo ieri sera a base terra, la 153esima brigata, che poi non sono brigate, sono dei reggimenti peraltro anche incompleti, però lì li chiamano brigata, era identificata come meccanizzata, una brigata meccanizzata, che fra l'altro era stata addestrata in Occidente dalla NATO, era andata al fronte e dopo non so che dirvi che periodo di combattimenti, ha perso completamente tutti i mezzi blindati, quindi carri armati, cannoni, semoventi, tutto quello che vi potete immaginare, sono rimasti solamente a piedi. E quindi ecco che hanno cambiato il nome, che da fanteria meccanizzata è stata ribattezzata semplicemente fanteria, perché i mezzi blindati non ci sono più. Questo significa un po' come stanno andando le cose in Ucraina. Ma per capire esattamente come stanno andando le cose in Ucraina, ahimè, ecco che incominciano ad arrivare i video della distruzione delle centrali elettriche in Ucraina, che sono state bombardate fra il 22 e il 29 marzo, e la società ucraina dell'energia, la DTEC, ha ammesso che hanno perso l'80% della capacità di produzione di energia elettrica. Cinque centrali termoelettriche su sei sono state gravemente danneggiate e poi ho letto da altre parti che ci vorranno anni per ripristinarle. Quindi attualmente l'energia elettrica in Ucraina viene data a singhiozzo, solo alcune ore al giorno, e soprattutto è energia elettrica che arriva dalla Polonia, arriva dalla Romania, arriva dall'Occidente, che produce energia elettrica bruciando il gas russo, che paga il doppio di prima della guerra. Proprio dei geni, no, siamo dei geni. Ma vediamo qual è il grosso problema degli ucraini. Lo riferisce anche Bloomberg, che ci afferma che gli alleati di Kiev sono sempre più preoccupati che la probabile, perché i russi non lo dicono, offensiva estiva russa possa scardinare la difesa dell'Ucraina. L'Ucraina e i suoi alleati stanno perdendo la corsa alle munizioni, questo lo dice Bloomberg. Mentre invece l'altra notizia è che le vedete lì schierate, e vi garantisco che sono molto grosse. La più piccola che vedete è la FAB 500, la bomba più utilizzata per distruggere
gruppi, il cortile delle caserme, l'hangar, cioè non viene una stazione ferroviaria, un ponte, ecco, questa qui è la 500. Si chiama FAB 500 perché pesa 500 kg. Poi ci sono anche, qui non c'è nella foto, la 250 che è più piccola. Poi si era saputa che era uscita la 1500, tutti terrorizzati perché con questa, una di queste, facevano saltare i ponti in cemento. Poi è arrivata la FAB 3000, che è quella che distrugge una caserma con una sola, 3000 sono 3000 kg, è 3 tonnellate. Poi c'è la 5000, che hanno detto che è stata testata ultimamente e che è stata avviata la produzione, ed ora veniamo a sapere che esiste anche la FAB 9000. Ebbene, gli ufficiali ucraini hanno detto che la FAB 3000 è fra le bombe più terrificanti che ci sono in giro e che invece la 5000 è paragonabile ad una bomba atomica come distruzione, non è atomica, questa è bomba normale. Vi lascio immaginare la 9000. Quindi andiamo a fare i furbi con i russi. Te ne arriva una così su Milano e una su Roma e immediatamente ci passa la voglia di andare a rompere le scatole in giro per il mondo. Intanto sappiamo che, come in Armenia, anche in Georgia, i francesi e gli americani sono lì che stanno cercando di fomentare il cambiamento di regime, vogliono prendere il controllo di queste nazioni per aprire un fronte contro la Russia. Ma all'Ucraina fanno ancora male le ossa per la guerra di qualche anno fa, quando avevano creduto alla NATO, ed ecco che nelle discussioni vi è stato sono stati tafferugli all'interno del Parlamento georgiano. Veniamo alle ultime notizie, quelle forse un po' le più succulente. Ed ecco che veniamo a sapere da Bloomberg, quindi fonte sicurissima, che il voto degli Stati Uniti sugli aiuti all'Ucraina potrebbe essere ritardato di molte altre settimane. Perché sapete, è già stato detto di no, però il governo di Biden lo ripropone, però si intende rimandare il più possibile. Si sarebbe dovuto votare il 9 di aprile, ma sembra improbabile perché il problema è che si sono accorti che comunque non c'è la maggioranza, stanno cercando di comperare qualche parlamentare. Invece il Wall Street Journal ci informa che l'unica persona di origine ucraina che c'è all'interno del Parlamento degli Stati Uniti è una donna che si chiama Victoria Spatz, e questa oltretutto è sì di origine ucraina, ma è originaria della Crimea, e pensavano di utilizzarla, no, come persona che insomma doveva assolutamente essere la più feroce, no, nel difendere l'Ucraina, eccetera, eccetera. Invece lei ha detto che non è una bella cosa mandare i famosi 60 miliardi di dollari all'Ucraina, perché gli hanno chiesto, ma lei sarà mica dalla parte russa? E lei ha spiegato, no? Secondo i miei elettori, che sono della periferia di Indianapolis, non è una buona spesa, loro sono contrari agli aiuti all'Ucraina. E quindi, ahimè, lei fa gli interessi dei propri elettori, oltretutto della periferia di Annapolis, che quindi dovrebbe essere una città abbastanza industriale, quindi dovrebbero essere magari operai, quindi magari dovrebbero essere più propensi a votare democratico. Ecco che loro sono i primi a non volere gli aiuti all'Ucraina. Perché? Perché significherebbe aumentare le tasse, semplicemente per quello. Ma vediamo che cosa è successo al povero Biden. Qui fa veramente pietà, no? Biden ha saputo dai giornali che i musulmani che abitano negli Stati Uniti, che la volta scorsa avevano votato quasi tutti per lui, ecco che questa volta o non votano o sono disposti a votare per Trump. E quindi ecco che lui ha organizzato una grande festa in onore del Ramadan, ha invitato tutti i capi come dire, le guide, i leader della comunità musulmana, delle comunità musulmane degli Stati Uniti per fare questa grande festa,
e loro si sono rifiutati di presentarsi da Biden e l'hanno lasciato solo come il bambino sfigato che organizza il compleanno e poi gli amichetti non vengono a fare la festa. Quindi, brutta, bruttissima notizia per Biden, perché questo significa che una fetta non indifferente del suo elettorato gli ha veramente girato le spalle. Poi ti esce. Le notizie, quando cominciano ad arrivare le brutte notizie, arrivano una dietro l'altra. Tale Colin Rugg, che conduce una serie televisiva, ecco, nella televisione americana, e ci riferisce che intervista Sage Steele. Per quanto gli è accaduto in un incontro con Biden, lo doveva intervistare e Biden, racconta la giornalista, era lì imbambolato che fissava lo sguardo fisso perso nel vuoto e tutti i suoi funzionari attorno rispondevano per lui, le domande dovevano essere fatte prima, le risposte dovevano essere messe per iscritto e poi gli hanno chiesto alla giornalista, fai solo attenzione che se scrivi una parola diversa di tutto ciò che ti abbiamo detto, noi neghiamo l'intervista, una cosa e l'altra. E quindi la conclusione della giornalista è stata, Biden non capisce più niente. Io spero che questa notizia circoli bene negli Stati Uniti e si rendano conto di che cosa sta avvenendo. Miciò, Tucker Carlson era da un po' di giorni che non lo sentivamo più. Perché non lo sentivamo più? Per il fatto che il nostro Tucker Carlson, dopo aver intervistato Putin, e lo sapevamo ma l'avevamo detto a suo tempo, voleva intervistare anche Biden. È un giornalista, vuol fare le due cose, no? Prima intervisti uno, poi intervisti l'altro, poi vedi il confronto. Tu diventi famoso e gli altri si scornano fra di loro. Ed ecco che Tucker Carlson ci informa che, nonostante le ripetute richieste, Zelensky ha ignorato la volontà, diciamo, di fare, si è rifiutato di fare l'intervista, perché ormai è nel panico più totale. Figuriamoci se riesce a dare l'intervista a Tucker Carlson. A questo punto ecco che arriva un'altra notizia per Biden che è terribile, ma noi ce l'aspettavamo, ma adesso abbiamo i numeri che ce li dà Bloomberg, e Bloomberg è una, l'abbiamo detto, cioè la sua specialità è quella di dare notizie economiche, sono pagati per distribuire notizie economiche, e Bloomberg ci informa che vi è l'88% di probabilità di un disastro per l'economia americana. Poi c'è tutta la spiegazione. La borsa è troppo alta, l'industria funziona solamente quella bellica. Domani la guerra finisce, l'industria bellica lavorerà di meno, quindi tutte le altre forme industriali non funzionano. C'è l'inflazione, c'è disoccupazione, eccetera, eccetera. E quindi una situazione veramente, veramente grave. Ma dire che cioè, vi è l'88% di possibilità di un disastro dell'economia americana è veramente altissimo, altissimo. Quindi Bloomberg continua che gli Stati Uniti per il momento stanno beneficiando del collasso economico europeo, nel senso che, ma lo sapevamo già, stanno portando con delle offerte a cui non possono dire di no le industrie in America, la Mercedes, la BMW, insomma abbiamo visto un po' di tutti, si stanno trasferendo in America e per il momento stanno sopravvivendo in quella maniera, ma purtroppo non può durare. Poi vi dico di andare, vi consiglio di andare a vedere poi le schede, vi potete andare a vedere tutta la dichiarazione che mi devo dire, come lo potete riconoscere, Elon Musk qui in un fotomontaggio, non lo so fatto in che maniera, ha l'uniforme da generale russo e lui
illustra il suo pensiero spiegando che, ahimè, la guerra in Ucraina è stato un tragico spreco di vite umane, bla bla bla, insomma non si doveva fare, un anno fa bisognava fermarsi, non bisognava neanche iniziare la guerra e via discorrendo. È interessante, interessante perché non sembra nemmeno vero che da Elon Musk escano tante parole di saggezza. Un'altra brutta notizia per Biden è questa. Negli Stati Uniti vi è una sola televisione che tendenzialmente tira un po' dalla parte dei repubblicani, tutte le altre sono schieratissime con i democratici. Ebbene, la Fox, che è quella schierata con i repubblicani, sta aumentando moltissimo gli ascoltatori e incredibilmente ha superato la CNN e la NBC, le due più famose televisioni. Addirittura nei telegiornali vi sono più visualizzazioni sulla Fox News che CNN ed NBC messe assieme. Incredibile, non ci avrei mai pensato che di leggere una tale notizia. Con questo abbiamo finito. Facciamo entrare subito Gianluca che si starà chiedendo come mai non arrivava. Ciao Gianluca. Eccoci, come stai? Ciao. Bene, bene, bene. Allora, ieri sera com'è andata? Ma ieri sera ci siamo divertiti, una Royal Divertito. Rumble, ospiti che entravano a sorpresa, uscivano, DeLorean, una gran partecipazione. Mi ha fatto veramente piacere, spero ti sia divertito anche tu. Sì, certo. I nostri amici da casa, e fra l'altro stavo riflettendo anche su quanto stavi raccontando. Ed effettivamente anche le visualizzazioni di Tucker Carlson da quando poi si è tolto dal mondo televisivo ed è approdato, nel suo Sì. caso su X, su Twitter, devo dire che basta, ha dato una bella lezione ai media. Alle volte basta un profilo o un canale social per battere quelli che sono i telegiornali, quindi anche tutti i vari finanziatori di Stato o occulti dei media. E dei disinformatori di regime, qualche domanda devono cominciare a farsela, ed è per quello che anche in Italia e in Europa impazziscono Mi impazzisco. per internet, le Sì. piattaforme e l'informazione alternativa. No, ma tu prova a pensare quanto ha speso la CNN, no? Vi ricordate quando anni fa la presentavano come una sorta di paradiso del giornalismo, no? Delle notizie? Era, l'ha detto la CNN, manco fosse stato stampato nella pietra, no? Voglio dire, l'ha detto la CNN, aveva giornalisti dappertutto, cameraman che andavano, venivano, ecco. Spendendo un sacco di soldi, ma veramente un mare di soldi, e poi si fanno battere, a parte dalla Fox News, che è molto più piccola come televisione, ma da un Tucker Carlson, che lavoreranno, vogliamo essere buoni, saranno in 10, in 15 a lavorare, no, con Tucker Carlson, compresa l'amica e la vicina che gli danno una mano ogni tanto, e riesce a fare, se, con pochissima spesa, a fare molti, molti, molte più visualizzazioni. È incredibile, perché evidentemente dipende dalla qualità, delle notizie che tu dai, no? Cosa dici? Esatto, e soprattutto la gente, in qualche modo l'incantesimo è svanito, quel che Sì. devono fare, perché devono farlo, i media di regime, la libertà di stampa ormai è un'utopia in tutto l'Occidente, ma soprattutto in Italia, soprattutto diciamo un po' così, in coloro che pensano di essere le democrazie, no? In questa superiorità morale che non si vede più, le persone sono stufe, quindi hanno in qualche modo capito. C'è chi, nonostante tutto, per non mettere in discussione un po' di paradigmi di vita, ancora non vuole ammetterlo, ma è evidente, hanno capito anche loro, ma basti pensare ai loro beniamini quando vanno in giro, che accoglienza ricevono. Io continuo a vedere filmati di speranza che viene rischiato, e anche uno spreco di scorte e di forze dell'ordine per proteggere una presentazione del libro che ha anche stufato. Cioè, prima o poi lo Stato e qualcuno dovrà anche andare a dire la sua sul fatto che ha senso continuare a fare uscite pubbliche per far finta di vendere, perché non lo vende, quel Sì. libro osceno con tanto di spesa pubblica per
proteggerlo dai fischi e dagli insulti, perché poi Ma teniamo tentativi di bravo. aggressione non ne ho mai visti, semplicemente lo Sì. fischiano. E allora Sì. che senso ha quando poi veramente magistrati o giornalisti, quelli veri però, che hanno sfidato la mafia o comunque hanno dato prova di coraggio, a quelli la scorta non viene neanche data. Quindi Ma certo. questo in realtà dovrebbe far riflettere ulteriormente i contribuenti e l'opinione pubblica. Sì, ma se tieni presente che una Hillary Blasi qualunque piuttosto che un generale Vannacci vendono 100, 1000 volte di più, no? Dell'ex ministro, no? Di Speranza. Quindi è chiaro che è un modo per cercare di farsi vedere, per cercare di presentarsi in una maniera diversa, ma secondo me non riesce neanche a capire, cioè, com'è la situazione. Che poi io sarei ancora dell'idea, cioè quelli sono affari tuoi, no? Vendere il libro, che io con le mie tasse, tu con le tue tasse, con le tasse di tutti quelli che ci ascoltano, dobbiamo pagare la scorta a un ex ministro perché va in giro a vendere il suo libro, forse non è chiaro, eh? Cioè, È fatemi quello capire. lo scandalo. Va in giro a non vendere il suo libro Non privato vendere. con No. forze dell'ordine pagate con soldi pubblici che devono in qualche modo proteggerlo. Che Sì, ma senso ti ha? rendi conto? Ma no, cioè, veramente, non riesco a immaginare. Non riesco a Tra immaginare. Boh. l'altro ammesso da lui, perché poi per giustificarsi dei fischi, l'unica cosa che sa dire è non sono più ministro da un anno e mezzo. Cioè, per Eh dire, non sì, prendetevela con me, oddio, come se la gente avesse ciao, oh. dimenticato, no? Sì, c'è ancora gente che festeggia tutti i mesi il giorno delle sue dimissioni, ma volevo dire, prima di andare a leggere i ringraziamenti, eccetera, eccetera, oggi pomeriggio, anche se siamo sul piede di partenza, lo fai Editoriale, sì, alle l'editoriale, sì, 14 lo faremo, anzi 14. grazie di cuore in anticipo a chi deciderà di essere dei nostri in diretta alle 14 o durante il pomeriggio e poi, come hai detto tu, oggi prepariamo la partenza per domani, qualcuno si può ancora aggiungere di oggi al numero, alla mail che ormai sapete, Vittorio Veneto, stiamo preparando anche delle sorprese, cerchiamo di dare al nord-est quel che di solito riceviamo in affetto e calore, ecco. Ah, sì. Guarda, Robert ci dice: beh, anche i calciatori privati sono ascoltati dalle forze dell'ordine un soldi pubblico. Questo è scandaloso. Io penso che in Spagna e in Gran Bretagna, che li pagano anche moltissimi i giocatori, se li vogliono scortati, glieli pagherà la squadra o se la pagheranno loro la scorta. Io non me li vedo, polizia spagnola o inglese che scorta dei giocatori, non credo proprio. Sì, no, allora, diciamo che il pullman delle società in partite calde per rischio di disordini pubblici ha sempre le No, forze quello sono d'accordo. dell'ordine, Sì, no, diciamo un po'. Il singolo giocatore no, non penso, ma poi in quel caso è diverso, perché un conto è il giocatore che fa il capannello di gente che vuole in qualche modo toccarlo, salutarlo, eccetera, eccetera. Lì abbiamo una persona che è stata ministro in un momento veramente determinante del no. nostro paese e che in qualche modo la folla vorrebbe delle spiegazioni. Non dico linciarlo, ma vorrebbe semplicemente delle spiegazioni. E fra l'altro anche lì, provate a vedere un po' dei video che circolano. Contate il numero degli agenti anche antisommossa, perché quello che ho visto che sta girando da ieri, avevano addirittura gli scudi, erano veramente in tenuta antisommossa. Quindi anche il questore, per dargli quel tipo di scorta lì, cosa sai che non è ancora ufficialmente pubblico del perché dare tutti quegli agenti antisommossa a un ex ministro che viene a presentare in luoghi pubblici un libro privato? Perché? Non te lo so dire. Aspetta che mi è venuta la pelle d'oca sulle braccia. Andrea mi scrive: Marco Enrico, YouTube mi consiglia sempre i video del tuo canale, li vedo sempre. Ma riesci a vederli i video? Cioè, mi hanno riattivato il canale e non me l'hanno detto? Cioè, mi vengono i brividi, Gianluca. A meno che non intenda i tuoi delle No, dice 8. del tuo canale. No, ha detto del tuo canale. Allora Del tuo canale. lo verifichiamo. Poi dopo verifichiamo. Finiamo in fretta. No, scherzo.
Allora, andiamo a vedere un attimo i ringraziamenti. Assolutamente da ringraziare Natale che ha regalato un abbonamento al canale. Poi dobbiamo ringraziare Iva, Dixi e DJ Jumpy per le loro donazioni, ma anche Mirko Astolfi, che è anche lui un altro super sticker. E abbiamo una domanda. Qui chiede Luca che ci chiede, ma le transizioni di fantomatiche chiamate di Biden a Netanyahu, dove ti gira le orecchie, eccetera, senza chiedergli di andare a mangiare gelato, quando sono utenti? Non te lo so dire, perché oramai, guarda, a me addirittura mi hanno girato stamattina un video di un bombardamento su Tel Aviv. Sono andato a vedere, non risulta da nessuna parte. L'unica, l'ho detto all'inizio. Succederà, Sì. No, succederà oggi, succederà stanotte, succederà domani, però guarda, c'è. girava un annetto, un paio d'anni fa anche su Parigi. È chiaro che vengono fatti, fra l'altro, quelli, al di là di qualche simpaticone che punta a prendere la viralità, quelli sono dei veri e proprio tranelli per i canali di disinformazione. Perché uno, preso magari dalla foga di dire per primo qualcosa, lo pubblica e poi lo Quindi censurano dicono, ah, completamente. hai visto, No, sì, ma ah. glielo chiudono proprio, cioè gli danno magari una settimana di ban, perché quindi questo io comincio a pensare che siano operazioni Sì. di gente pagata per fare quello, per fare un po' di pulizia dei canali che di solito dissentono dal regime. Ah, ho capito. Va bene, dunque, poi questa sera invece che cosa abbiamo? Questa sera torna il buon Azzeni e continueremo a parlare di Ah, simbologia nell'arte, quindi è una nell'arte. bellissima puntata. Bene, e poi domani mattina, prima che il sole sorga, Si noi parte. si parte. Bene, che ora ci troviamo a notizia di... Che ora ci troviamo a Chivasso? Ah, così lo diciamo a tu, ma penso per le 7:30, partire per le 7:30, quindi. Partire per le 7:30, bene, la strada è lunga. No, almeno così troviamo, cioè, gli striscioni sull'autostrada, no? Le bandiere, cioè, come i manifestanti, no? A favore di Trump, eccetera. E, no, i cartelloni, no? Tutte queste cose. Facciamo la Torino-Milano, quella Milano-Venezia, sappiamo. Quindi Suona se il ci troviamo. clacson per noi. Suona il clacson per noi. E quindi niente, dai, invece direi che dobbiamo fare ancora la rubrichetta perché oggi abbiamo, Rubrichetta, ecco, rubrichetta. c'è Allora, mentre tu fai la Antonio me l'ha rubrichetta, ricordato. io entro a prendermi il secondo caffè della giornata. Ti ascolto al bar. Benissimo, va bene. Ciao Gianluca. Allora, Anna, ma rimani allineato. Prendi il caffè, Sì, poi ci sì. sentiamo. Sì, benissimo. Allora. Prima di tutto la sigletta e poi la ricetta. Allora, eccoci qua. Dunque, oggi è venerdì 5, cosa è accaduto il 5 di aprile? Nel 1794 a Parigi vengono ghigliottinati Georges-Jacques Danton e Camille Desmoulins su ordine di Maximilien de Robespierre. Ahimè, era un periodo più tragico della, no, forse non il più tragico, comunque un brutto momento della rivoluzione. 1803 a Vienna. Vi fu la prima esecuzione della seconda sinfonia di Ludwig van Beethoven, composta fra 1800 e 1802. Nel 1895 Oscar Wilde venne condannato al carcere per omosessualità dichiarata. Ecco, erano altri tempi. Nel 1930 Mahatma Gandhi concluse la Marcia del Sale iniziata il 12 marzo. Una delle marce che insomma portò con il tempo poi molto, molto tempo dopo all'indipendenza dell'India. I nati del giorno. 1908 nacque Bette Davis, l'attrice statunitense. Nel 1943 Elena Ferrante, la scrittrice italiana. Nel 1801 Vincenzo Gioberti, politico, filosofo italiano ed anche sacerdote. Nel 1916 nacque Gregory Peck, il famoso attore statunitense, lo conosco fin io, quindi.
Nel 1900 nacque Spencer Tracy, attore statunitense. Ah, no, questo anche lo conosco. Nel 1908 nacque il famosissimo direttore Herbert von Karajan, direttore d'orchestra austriaco. Poi dobbiamo aggiungere due notizie di competenza del nostro canale. Oggi è il 27° anniversario di matrimonio di Elena e Giuseppe, che sono i primi che tutte le mattine salutano alla chat, ben prima di un'ora che inizi. Quindi auguri ad Elena e a Giuseppe, auguri da tutto il canale. Poi ieri Roberto, il papà di un nostro ascoltatore, ha iniziato il grande viaggio per raggiungere la moglie e gli avi che lo stanno attendendo a braccia aperte. Per quanto riguarda il 6, cioè domani sabato, visto che il weekend facciamo oggi, nel 1793 la Rivoluzione francese emise un decreto da parte della Convenzione nazionale dando vita al Comitato di Salute Pubblica, governato i primi mesi da Georges-Jacques Danton. Nel 1914 l'imperatore dei francesi Napoleone Bonaparte abdicò e venne esiliato per la prima volta all'isola di Sant'Elena. Nel 2009 vi fu, ahimè, il terremoto dell'Aquila con una magnitudo di 6,3. Colpì l'Italia, in particolare 309 morti. Un pensiero anche a loro. I nati del giorno 1935 nacque Fred Bongusto, cantante italiano. Nel 1826 nacque Gustave Moreau, il pittore francese. Nel 1483 Raffaello Sanzio, il famoso pittore italiano. Nel 1924 nacque Eugenio Scalfari, il famoso giornalista e fondatore di Repubblica. Domani sarà anche il compleanno del nostro ascoltatore Giuseppe. Auguri. Poi, velocissimi, anche per domenica 7, ecco che gli eventi. Nel 1795 la Francia adottò il metro come unità di misura. Poi un giorno magari, magari l'avete sentito raccontare nelle medie, com'era. Metro, litro, il chilo, fu una grande decisione adottata in quasi tutto il mondo oggi, in quasi tutto il mondo. Gli inglesi sono una cosa a parte, pochi altri. Nel 1805 Ludwig van Beethoven diresse per la prima volta la sua terza sinfonia, conosciuta come l'Eroica. Nel 1964 la IBM mise in produzione il sistema S360, e per chi non è del mestiere, il computer che ha dato vita alla meccanizzazione di banche e assicurazioni. Poi divenne il 380, il 390, adesso non so che cosa ci sia. I nati del giorno 1954, Jackie Chan, un attore cinese. Nel 1939 nacque Francis Ford Coppola, regista e produttore statunitense. Nel 1954 Ezio Greggio, comico italiano. Nel 1915 Billie Holiday, cantante jazz statunitense. Ed infine nel 1891 Ole Kirk Christiansen, l'inventore danese dei mattoncini della Lego, che produsse con suo fratello. Ricordiamo che erano due falegnami e un giorno gli venne in mente, no, di costruire i mattoncini in legno, che poi divennero quelli in plastica e hanno invaso felicemente tutto il mondo. Bene, sono riuscito a finire. Allora, Gianluca, sei ancora alle prese con la tazzina o Ah facciamo no, i... finito, finito. Ah, hai finito. Ah, hai preso un espresso. Bene, allora, direi che abbiamo detto tutto, abbiamo fatto gli auguri, abbiamo fatto anche il ricordo del papà di un amico, mi è già successo un po' di giorni fa, il fa annunato, insomma, direi che... Facciamo anche questo servizio, ma è dovuto per tutto l'affetto che ci date. Guardate, siamo ancora quasi 1200 a quest'ora, molti sono al lavoro, stanno ascoltando con il telefono nascosto. Allora, qui guarda, c'è Anna Rosetta che dice che ieri ha pagato per i libri L'Antartide e Terra Cauda. Non fatemi aspettare molto. Ho tantissima voglia di leggerli, direi che Cristina farà il possibile per inviarli. Certo.
il più presto possibile. Bene, io non ho altro da dirvi se non che oggi mi dovrebbero arrivare i DVD, il masterizzatore, le chiavette, eccetera. Non penso di riuscire a fare, se arrivano, se di creare qualche cosa per domani da portare a Vittorio Veneto, se no per la prossima conferenza ci saranno gli audiolibri a disposizione, poi li metteremo anche in vendita per chi li vuole. Sì, Reload, Certo. sì, no, ma no, non mi hanno censurato, mi avevano hackerato il canale e YouTube si rimpalla le responsabilità con Google. Google dice che YouTube, il canale c'è, è stato fatto, ma io non riesco a entrarci. Fra Non. l'altro, ironia della sorte, ricordo tutto collegato a Tesla e le auto elettriche. Tutto legato a Tesla e alle auto elettriche. Il tuo Tesla, canale no, non. era No. quantomeno uno sfottò, diciamo così. Diciamolo così. Ecco. Mettiamola così. E quindi niente, è un problema che non riusciamo a risolvere. Se ogni tanto riesco a contattare qualcuno, dice che prenderà a cuore la cosa, poi normalmente sparisce, se non mi chiede delle informazioni, poi si addormenta. Ma io l'ho già detto, un giorno o l'altro che mi girano le cose. Vado da mia cugina a fare l'avvocato, gli faccio sì, perché ho provato a scrivere all'ufficio legale di YouTube, ma non rispondono a privati, non rispondono a privati. E quindi, perché sapete, loro sono YouTube, non sono Ciceruacchio. Ma figurati, se ne fregano dell'Italia, degli stati. Le multinazionali sono sopra gli stati. No, ma senta, no, ma io, cioè, c'è un ufficio legale anche qui a Milano, c'è un ufficio legale anche qui a Milano. Va bene. Direi che abbiamo detto tutto, vado a caricare la borsa sulla macchina, a fare il pieno Bene. e tutto quanto, e pronti per domani Per una e nuova avventura. una nuova avventura. Benissimo. Buon weekend, ci vediamo a Vittorio Veneto per quelli, perché ne ho visti almeno due o tre che hanno detto che ci vediamo lì, quindi saremo tutti presenti, portiamo libri, poster, l'orsacchiotto lo lascio a casa perché dice che non ha voglia di venire e per tutto il resto. Ricordati il poster. Poster c'è qua, adesso lo porto giù, lo devo piegare per metterlo nella borsa, Ecco. purtroppo però vabbè, piuttosto che niente, ma piuttosto. Benissimo. Grazie amici, ma soprattutto amiche, un abbraccio, ci vediamo alle 14. Benissimo, ciao a tutti Ciao. e a lunedì mattina. Ciao.